Di Tempo Radio, il bentornato al capo dell'opposizione, che fa parte dell'opposizione cavriana, Benur Tondini, di nuovo con noi. Bentornato. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, all'appuntamento mensile che ho con voi. Buona giornata a tutti. Allora, Benur Tondini, dunque, iniziamo della minoranza cavriana, iniziamo col parlare, o dell'opposizione cavriana come preferisce dire lei, cominciamo col parlare promesse elettorali. Sì, questo era un argomento che dovevamo affrontare ancora qualche mese fa, sì. Per i famosi 100 giorni, poi dopo i 6 mesi, dopo i 9 mesi, oggi siamo a 13 mesi dalle elezioni, credo sia giunto il momento di parlarne, anche perché non abbiamo altri argomenti da affrontare, quindi il nulla assoluto, quindi devo cominciare a parlarvi e a raccontare a tutti quelli che hanno sostenuto la lista con Benur per Cavriana, ma anche a chi ha votato gli attuali amministratori, quello che hanno promesso e che non hanno mai fatto. E parto dalle cose più semplici, non quelle difficili, se non un'opera pubblica, non una cosa che ha bisogno di comunque di una progettazione, e partirei, mi sono fatto una fotocopia, dal loro opuscolo che era fuori dal comune e diceva: un fascicolo nuovo, gratuito, con unico tema, Cavriana. Certo, non faremo mancare delle rubriche più leggere, ma sempre con un occhio di servizio. Crediamo e speriamo che con il tempo possa diventare un giornale. Ora, tenete presente che hanno fatto l'uscita marzo, aprile, maggio, hanno sparato a zero contro il Tondini, contro la giunta e questo. Dopo l'ultimo uscito di maggio, il famoso opuscolo, il famoso redazionale, questo che dovrebbe diventare un giornale, sparito dalla circolazione. E questo, direi, è una delle cose gravi. Avete promesso alla cittadinanza che avreste fatto un giornalino che per rendere mettere il cittadino al centro dell'attenzione, perché dice fuori dal comune, in mezzo alla gente, per indicare il bisogno di tutti i cittadini di sentire le istituzioni più vicine. Quindi io direi che questa è la promessa più semplice ma più grave in assoluto. Hanno promesso che avrebbero fatto un opuscolo per sentire la gente e l'hanno dismesso il giorno dopo aver vinto le elezioni, quindi proprio classico modalità politichese. Vorrei ricordare che con l'amministrazione Tondini io creai col mio gruppo il periodico In Comune, che non aveva niente di politico, era a disposizione ed è tuttora a disposizione dell'amministrazione, perché ha 4-5 pagine in cui può scrivere, ed è a disposizione di tutte le associazioni del territorio e dei ragazzi per scrivere, ed è tuttora in corso. È gestito da un'associazione con dei volontari, quindi quella non è stata una promessa, ci eravamo imposti di farlo, l'abbiamo fatto e c'è ancora. Questa invece è la prima promessa, il fuori dal comune, sì, questa è proprio una promessa fuori dal comune ed è una delle più semplici. Ma quella che vi vengo a raccontare adesso forse è una promessa gravissima nella sua elaborazione. Ieri sera, allora io premetto, faccio parte, sono un elemento del corpo bandistico di Cavriana, quindi la banda musicale che è rinata sotto l'amministrazione Tondini, che oggi conta più di 50 elementi di Cavriana, che ha una collaborazione con la struttura di Guidizzolo, il Diapason e la fondazione di Guidizzolo, e hanno più di 70 allievi nei vari corsi musicali. Quindi ieri sera abbiamo fatto le prove della banda musicale a Guidizzolo. E ora io metto la sua parte e mi faccio la domanda: ma perché voi di Cavriana siete andati a Guidizzolo? Perché la banda è stata sfrattata nel giro di 8 giorni, sfrattata nel senso non mandata via per sempre, ma sfrattata perché c'è in corso un progetto con tanto di delibere al 31/12/2014, quindi con tutti i tempi tecnici per avvisare la banda, che per il secondo lotto della sismica da attuare, i lavori di antisismica da effettuare alla scuola, i lavori sono iniziati l'altro giorno e la banda ha dovuto sgomberare in fretta e furia proprio la sede dalla mattina alla sera. Quindi martedì sera tutti i volontari della banda musicale attivi per sgomberare la banda, e l'amministrazione comunale non si è degnata di mandare una comunicazione scritta al presidente nei tempi consoni, ma soprattutto non si è neanche preoccupata
di poter trovare una sistemazione provvisoria, per la banda per fare le prove. Allora, e qui mi collego alla promessa. Prendo un altro foglietto. Incontro dell'8 aprile 2014, dove il vice sindaco attuale, architetto Guardini Matteo, che è assessore ai lavori pubblici, che è colui che cura i lavori pubblici, scriveva, insomma, ha incontrato la banda, prima promessa elettorale, una sala coperta da 400 posti dove esibirsi nel cuore del paese, entro la fine del 2014. Vorrei ricordare che oggi è il 18 giugno 2015. 1. Non c'è una sala coperta da 400 posti. 2. È lui che non ha comunicato alla banda musicale, nella persona del suo presidente, del consiglio di amministrazione della banda, che c'erano i lavori e non si è preoccupato di tutte quelle che sono poi le conseguenze del suo gesto. Quindi ieri sera il presidente, prima di iniziare le prove, ha ringraziato naturalmente il presidente della banda di Guidizzolo, ha ringraziato il segretario per l'ospitalità che ci daranno per questi mesi, perché la banda di Cavriana è impegnata per tutta l'estate in appuntamenti importantissimi. In agosto saremo ospiti a Cortina d'Ampezzo nel raduno nazionale di bande e quindi c'è un'attività di prove molto frenetica per portare il nome di Cavriana con stile e classe al di fuori dei confini del nostro territorio. Forse questo non è stato percepito dall'amministrazione comunale, e quindi quando il presidente della sera ha raccontato tutte queste vicissitudini accadute negli ultimi 10 giorni, ha detto: invierò una lettera al sindaco, all'assessore di competenza, ma la invierò anche ai componenti delle opposizioni. E io, essendo componente dell'opposizione, essendo lei seduto al mio posto di fronte alla mia partitura musicale, ho detto: domani sono in radio e naturalmente racconterò, perché ne ho tutto il diritto di raccontare una vicenda come questa, perché è di una gravità che un'amministrazione comunale con un'eccellenza come quella della banda musicale di Cavriana si comporti in questa maniera. Mi aspettavo da lei adesso questa domanda, ma il sindaco a quanto che pare dice? No, ma infatti glielo stavamo per chiedere, A quanto pare non ha risposto neanche alla domanda che la banda musicale, sempre una persona del suo CDA, le ha fatto intorno a febbraio, per una richiesta di contributo straordinario per la fornitura delle nuove divise. Ora, la banda musicale si sta attivando per avere una divisa ufficiale e quindi ha un proprio salvadanaio e sta spendendo tutte le risorse. Tutti noi siamo impegnati per riuscire a trovare comunque dei piccoli sponsor, delle persone che comprano la propria divisa o che riescono a convincere delle persone ad adottare una divisa. E qui faccio un bel appello a tutte le persone radioascoltatori che sono in questo momento in ascolto: la banda musicale chiede di adottare una divisa. Se qualcuno vuole adottare la divisa di un aspirante bandista, di un ragazzino, con 250 euro si rivolge al presidente della banda e può adottare, quindi donare una divisa alla banda. Certo. Questo perché un'altra promessa non mantenuta è che in un incontro l'amministrazione comunale aveva promesso un contributo straordinario alla banda musicale di circa 3.000 euro per utilizzare per l'acquisto delle divise. La cosa grave è che neppure una risposta scritta è arrivata al presidente. Quindi io credo che ci sia questo modo di fare questa amministrazione qua, che faccia tanti articolini sui quotidiani, ma poi nel concreto manchi nella concretezza, nell'essenzialità, cioè il rapporto con le persone, con le associazioni, e questo è gravissimo. Benissimo, ci fermiamo un attimino con Benur Tondini dell'opposizione di Cavriana, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Nuove promozioni alla farmacia Giovannoli di Castiglione e delle Stiviere. Dal 22 al 27 giugno, offerte strepitose sulle linee Pampers e Bepantenol Extra, pasta lenitiva protettiva. Seconda parte di Filo Diretto con gli Ascoltatori, insieme a Benur Tondini dell'opposizione di Cavriana.
Ci sono tanti messaggi, tante mail. Leggo una mail di Marco che dice: buongiorno, qualcuno dice che bisogna saper perdere, vero, però è anche vero che bisogna saper vincere, nel senso che arrivare primi e non sapere poi cosa fare è qualcosa di brutto. Una domanda: secondo lei la giunta può cadere? Sì, la giunta può cadere, basta che il sindaco si dimetta, oppure che non trovino più i numeri in un consiglio comunale e la giunta decade. Ma al di là, entro un po' nel merito, bisogna saper perdere, perché questa è una cosa che continua a veleggiare. Dico, il passato, sono passati 13 mesi, abbiamo fatto tesoro della nostra sconfitta, abbiamo perso, ma quando uno perde non vuol dire che non possa più partecipare o non possa più intervenire, quindi il nostro dovere di opposizione è di controllare, di verificare che chi è la maggioranza si comporti in maniera corretta e faccia le cose per la propria comunità. Io sono qua in veste di capo dell'opposizione, racconto, l'ho detto prima, mi rivolgo ai miei elettori e anche chi ha votato l'altra lista, di cominciare a farsi sentire. Certo. Non è questione di aver perso o non aver perso, quindi chi è uno sportivo perde una volta, poi ripartecipa alla competizione e comunque non se ne sta lì zitto zitto perché gli altri hanno vinto. Anzi, l'appunto che fa questo radioascoltatore: chi vince dovrebbe essere capace di governare, ed è questa la cosa più grave, che chi qualcheduno ha vinto spinto da forze maggiori ad oggi è in grandissima difficoltà nell'amministrare una comunità come quella di Cavriana. Allora, le leggo un altro messaggio. Tondini: mai si era vista una festa di successo come quello della festa di San Cassiano, di sicuro voi non l'avete mai voluta. Assolutamente una bugia grandissima. Vorrei ricordare a chi scrive che se esiste l'associazione Gli Amici dei Calçà, giusto, è perché l'amministrazione Tondini si è attivata e hanno fatto la loro prima festa a San Cassiano, giusto? Adesso la stanno continuando, grazie al supporto del nostro allora assessore Vittorio Beatini. Punto 2. Gli Amici di Calçà, o la Sagra di Calçà, non ha mai fatto richiesta a noi di fare una festa sul castello. Anzi, io sono contentissimo e felicissimo che la festa di sabato sera sia andata benissimo. Anzi, ben vengano, così le associazioni si autofinanziano e possono fare cose importanti. Quindi cercate negli interventi di essere obiettivi. Cioè, io mai detto e mai rifiutato una richiesta di Calçà di fare una festa, perché non esiste una richiesta ai tempi degli Amici di Calçà per una festa sul castello. Quindi credo che sia un messaggio strumentale questo. Io sono certo solo che contento che gli Amici di San Cassiano abbiano avuto un successone sabato scorso alla festa che hanno organizzato al castello. Allora, parliamo di festa, quindi rispondiamo a Gloria che dice: San Biagio dimenticato, Palio della Capra d'Oro ci sarà ancora? Punti domanda. Ho sentito che hanno aumentato ancora il biglietto e per i parcheggi che ci avete promesso per anni. E i parcheggi che ci avete promesso per anni. Io non so rispondere a questa domanda. Il Palio della Capra senz'altro c'è, perché io faccio parte della mia contrattativa e ci stiamo adoperando per adobbare il borgo e per preparare la sfilata. Quindi, ma per quanto riguarda il costo dei biglietti e tutto quello che riguarda l'organizzazione, mi chiamo fuori perché sono un semplice figurante della manifestazione. Poi c'è un altro messaggio, dice: parliamo anche di altre associazioni che hanno idee proprie e che non le manifestano, essendo associazioni che lavorano per i cittadini e vengono cacciate. Letto così come il messaggio. Beh, no. Anche in questo caso qua, se uno non ha il coraggio di esprimersi in maniera chiara, difficilmente che io non posso rispondere a un'affermazione come questa. Diventa difficile, quindi non so di che associazione sta parlando, chi ha cacciato. Io ho portato il caso della banda musicale Cavriana, perché è scandaloso che un'amministrazione si comporti così, senza dialogare con una realtà cittadina come quella di Cavriana, della banda che ha bisogno di spazi, ha bisogno di trasloco, ha bisogno di supporti, ha bisogno di essere informata, perché le attività sono tante quelle che ha in essere. Poi Alex dice: il sindaco è molto bravo, ma dice di sì a tutti e non fa nulla.
Associo una mail di uno che si firma come anonimo, che ventila l'ipotesi che in realtà governino i genitori del sindaco Cabriano. Beh, queste sono sempre affermazioni che fanno i radioascoltatori. Io una volta in bacheca la lista Comunque Cabriana ha scritto: non abbiamo capito se il Cauzzi sindaco è Giorgio o il papà. Quindi noi l'abbiamo questa cosa ironica l'abbiamo già fatta. I cittadini si devono svegliare, i carabinieri devono cominciare a farsi sentire, non possono pensare che tutto si svolga in una mezz'ora qua da voi a tempo radio o in qualche cartellone in bacheca o in qualche così dibattito da bar. Sì, la politica cabriana si è sempre fatta al bar, quindi le persone vengono convinte a votare una persona o un'altra al bar, perché c'è gente che è frequentatrice di bar in maniera abbastanza assidua, e quindi fa ancora la sua parte, come dico io, Radio Scarpa. Bella, Radio Scarpa, bella. Allora, ci sono altre opere o promesse? Beh, io di promesse vorrei venire qua anche il prossimo giro e raccontarvene un altro, le altre. Beh, potrei dirvene un'altra. Nella loro volantino promozionale delle promesse elettorali, ai tempi, quindi parliamo di maggio 2014, elezioni, un mese prima sono usciti con le loro promesse, c'era il maxi schermo per la proiezione dei mondiali di calcio. Io penso che di maxi schermo non se n'è visto neanche uno a Cabriana, questa è una sciocchezzola, però Cabriana aveva appena adottato, aveva appena ricevuto tramite un contributo Caripolo, un proiettore incredibile che potrei proiettare a distanza notevole sui muri anche all'aperto, ed era già a disposizione dell'amministrazione comunale. Sono talmente attivi nelle cose, nelle promesse, che non sono usciti neanche a utilizzare uno strumento che avevano già presso la sede per poter proiettare i mondiali. Quindi, certo. Anche questa è una di quelle promesse semplici, promesse le più banali oggi. Dopo entreremo in quelle che sono quelle più forti, perché anche lì bisogna dargli giusto il tempo per concretizzarle, poi le promesse, certo, non è detto. Ho parlato del giornalino, ho parlato della sala, perché l'hanno scritto loro, una sala per concerti a 400 posti che non si è vista, il maxi schermo che non si è visto, quindi cose tucce. Qualcosa di lavori pubblici hanno fatto, sì, hanno preso una panchina bellissima che c'era all'interno di Villa Mira, che avevamo ottenuto sempre tramite un bando di Fondazione Calibro, che avrebbe dovuto rimanere nei giardini inferiori di Villa Mira, l'hanno presa, l'hanno spostata sulla strada provinciale all'altezza della recinzione dell'ex stabilimento SIS, quindi se voi passate vedete una panchina che è in pendenza sulla strada, messa in un punto, e quindi potremmo definirla la grande bellezza di Cabriana, quindi il tocco magico dell'assessore ai lavori pubblici che ha avuto questa brillante idea di posizionare una panchina di tal fattezza che non andrebbe lì su una via dove non ci siede mai nessuno, ma credo che sia più un dispetto. Mi auguro che Fondazione Cariplo non venga a saperlo, perché magari potrebbe ricevere anche un cicchetto da parte di Fondazione Cariplo. Allora, ci sono diversi messaggi, vediamo, le chiedono per esempio di parlare dell'aumento delle tasse, paga i tasi, dice chi ha scritto, per esempio. Beh, questo, no? Rispondiamo subito, perché nell'ultimo consiglio comunale si sono rilevati circa, perdonatemi, non ho qua il conto consuntivo, quindi chi è attento ai numeri dopo non mi rinfacci, non erano 74, non erano 57, dico. C'è stato un aumento delle entrate da tributi di circa dai 50 ai 70 mila euro, e quindi noi abbiamo richiesto subito al vice sindaco, che è anche assessore al bilancio, perché a questo punto faccio un inciso, Cabriana forse non ha un sindaco, Cabriana c'ha un vice sindaco, perché è presente da tutte le parti e fa disastri da tutte le parti, e quindi il vice sindaco in quell'occasione, che è assessore a bilancio, ha promesso che le risorse in più, che le entrate in più che sono rilevate nel corso del 2014 verranno utilizzate per l'abbassamento delle tasse. Quindi rispondo al radioascoltatore: aspettate, fate una richiesta scritta all'assessore a bilancio di abbassare la TASI o qualche altro tributo, visto che c'erano delle risorse a disposizione.
Allora, le leggo un altro messaggio. Dunque c'è Anna che dice, si firma Anna, cittadina che ha votato Tondini, dice: però Tondini, c'è da dire che tante iniziative non c'erano a tempo, insomma, da anni non c'erano sfilate, eccetera. Questo glielo leggo come... Beh, questa è anche un'altra, forse questa cittadina che mi ha votato negli anni scorsi non ha partecipato. Le ricordo che l'associazione Rosa Blu ha fatto, penso sia Rosa Blu, ha fatto tre sfilate nelle cantine di Villa Mirra. Quindi oggi sono sfilate nelle cantine di Villa Mirra perché c'è una cosa che è venuta prima. Quindi noi per tre anni abbiamo fatto sfilate, abbiamo fatto mostre d'arte, abbiamo fatto diverse cose in villa, e qualcuno si stupisce che vengano fatti i matrimoni. Io ho celebrato diversi matrimoni, abbiamo affittato la villa per manifestazioni. Forse chi non ha partecipato prima forse non sapeva che queste cose già esistevano. Se oggi è soggetto interessato e partecipa e si rende conto che non ci sono mai stati, non è mica vero, c'erano anche prima. Ci sono oggi, ripeto, certo, perché le facciamo prima. Eric dice 3,9 cent al litro per che cosa? Abbiamo già pagato quella casetta con compresa l'acqua. Io sul dibattito della casetta dell'acqua ho speso tempo, cartelloni, voglia di far percepire alla gente. Credo che di non aver ricevuto una richiesta di elucidazione in merito da nessun mio concittadino. Ho spiegato abbiamo spiegato come gruppo in bacheca che l'investimento fatto era ammortizzabile. Noi abbiamo fatto un ammortamento a 3-4 anni, ci è stato contestato perché l'erogazione voleva dire erogare tot litri al secondo, tot litri, quindi, okay. L'ammortamento potrebbe venire in tempi anche più lunghi. Quindi alla fine, se la casetta non inizia, difficilmente si ammortizza. Se la casetta dell'acqua fosse stata messa in attività nell'immediato e non appaltata a ente esterno, forse alle condizioni che ci eravamo detti, allo 0,30 centesimi o 0,05 centesimi il litro per acqua refrigerata, gasata, non mi può dire che l'acqua la paga già, perché basta che apri il rubinetto e l'acqua le viene fuori. Quindi l'acqua della casetta è un'acqua microfiltrata che subisce un trattamento, quindi ha un costo, quindi l'acqua la paga già, ma se lei apre quella del rubinetto e beve l'acqua del rubinetto, la paga già l'acqua. Quella della casa dell'acqua ha un altro iter, che è microfiltrazione, passaggio ultravioletti e naturalmente erogazione tramite refrigerazione e addizionamento di anidride carbonica. Cosa risponde a chi le scrive Tondini si dimette? Beh, quando ho finito il mio mandato mi dimetto, perché finisce il mio mandato di capo dell'opposizione. Dura 5 anni e quindi mi son preso questo compito, questo dovere, e lo porterò in fondo fino alla fine. Guardi che lo leggeremo la prossima volta che verrà, perché non abbiamo più il tempo, ma c'è chi le propone di diventare a capo di una specie di associazione che faccia da tramite tra politica, imprenditoria e famiglia. Questo glielo anticipo. Vediamo. Benur, dunque Elena chiede se è vero che arriveranno altri profughi. Beh, il comune è via Porta Antica, basta salire gli scalini, andare nell'ufficio nel gabinetto del sindaco, nell'ufficio del sindaco, e chiedere direttamente al sindaco, quindi noi non siamo informati. Poi dunque Benur, lo schiacciasassi di Cavriana, sei grande, non mollare mai, forza Inter. Anche sì, forza Inter è durissimo, perché siamo interista, non lo sapevamo. Soffriamo da una vita, soffriamo. Infatti, il motto è non mollare mai, no? Il motto degli interisti. Forse è per quello che siamo forti, perché siamo forgiati da questo soffrire. Esatto, del resto atleta è colui che patisce, la traduzione al greco. Ringraziamo moltissimo. Grazie a voi, un saluto a Radio Scodatori, chi va in vacanza, buona vacanza, per chi va in vacanza, e ci rivediamo il prossimo mese al prossimo appuntamento. Grazie. Buona giornata. Esatto. Sono le 11:03.